Il duca di Sussex è stato confermato come relatore ospite in un vertice immersivo di 2 giorni per i leader aziendali in cui i biglietti costano 828 sterline. Il principe Harry parteciperà all'evento a Nobile, San Francisco, il 7 marzo nella sua posizione di Chief Impact Officer per BetterUp, che è l'ospite. Uplift, come viene chiamato il summit. È stato pubblicizzato come un'opportunità per i dirigenti aziendali di connettersi con icone del settore, ricercatori rinomati e coach di livello mondiale per condividere esperienze, idee e ispirazione necessarie per far progredire le loro attività. Non è ancora noto di cosa Ferri abbia intenzione di discutere durante la sua apparizione. Nella formazione dei relatori, il duca è descritto come un marito, padre, umanitario, veterano militare, sostenitore del benessere mentale e ambientalista. Christine Ross e Christina Garibaldi, conduttrici di Royal Yas, hanno discusso dell'imminente apparizione di Ferri nell'ultimo episodio del loro podcast, sottolineando come sarà il ritorno del principe agli occhi del pubblico dopo aver preso parte a numerose interviste sul suo libro di memorie rivelatore, ma che sua moglie, Meghan Markle, ha mantenuto un profilo basso nelle ultime settimane. La signora Ross ha dichiarato: "Sembra che stia tornando là fuori dopo il suo blitz mediatico. Per quanto riguarda Meghan, è stata molto sotto il radar da quando è uscito il documentario di Netflix. Non l'abbiamo davvero vista così tanto." La signora Garibaldi ha concordato, dicendo: "Sì, non abbiamo davvero visto nulla di Meghan, ma anche ora, andando avanti, sarà interessante vedere cosa stanno realizzando e come sarà il loro lavoro. Penso che questo evento con BetterUp sia una sorta di suggerimento. Penso che faranno molte apparizioni in discorsi, molti progetti di consulenza, cose del genere, mentre trovano il loro passo e mentre espandono Archevel."